il desiderio di Dio continua. Vediamo adesso, dopo aver parlato delle varie censure, dimenticanze, eccetera, eccetera, su questo movimento fondamentale del nostro cuore, vediamo quali sono le conseguenze esistenziali di quegli atteggiamenti irragionevoli che censurano e negano la domanda di cui abbiamo parlato l'altra volta. La prima conseguenza esistenziale, la perdita della storia, rottura col passato e mancanza di futuro. Quando viene meno la tensione verso un significato più grande, l'uomo è dominato dalla pura reattività immediata o da un ideale di breve respiro, egli non si considera più determinato dalla sua storia personale, né tantomeno da quella del mondo come tale. Vive la sua vita come parcellizzata di volta in volta, senza riconoscerne la dinamica che dovrebbe muoverla verso un futuro che abbia speranza e senso. È come se uno cancellasse tutti i giorni la propria memoria, come si può fare con un computer, o comunque non ne considerasse significativi i contenuti. E ciò perché pensa che il passato non abbia nulla da insegnargli e il futuro sia qualcosa da cui nulla attendere. Ci si lascia vivere, si vive alla giornata e si diventa facilmente preda del potere di turno, politico, economico, culturale, che solo sembra offrire qualcosa di più significativo e sicuro. Pensiamo come abbiano sempre trionfato le grandi ideologie, nazismo, comunismo, fascismo, eccetera, capaci di sostituire il passato con il mito. Anche nel fascismo, ricordate, il mito dell'impero. E il futuro con l'utopia, naturalmente, spostata sempre in avanti, così il presente non... Chiedendo in cambio la cancellazione del proprio personale dinamismo di vita, o educando le masse a farlo con appositi programmi, che per prima cosa eliminavano la storia passata dai programmi scolastici o ne falsificavano i dati a proprio vantaggio. Tutte le ideologie fanno sempre così. Tutto questo genera docile sottomissione, alienazione e mancanza di personalità. Diceva bene uno scrittore anonimo del Samizdat russo, cioè la letteratura di opposizione all'antico regime, antico, vecchio regime comunista: noi sappiamo bene che la falsità di tutte le rivoluzioni sta nel fatto che esse sono forti e concrete nel condannare e distruggere, ma sono assolutamente deboli e concrete nel condannare, scusate, ma sono assolutamente deboli e astratte nel costruire e nel creare. L'uomo diventa così come il protagonista pirandelliano di Uno Nessuno Centomila, famosissima media di Pirandello, Vitangelo Moscarda, che dopo un lungo cammino compiuto alla ricerca della verità di sé, abbandonando la sua precedente vita, conclude che per uscire dalla prigione in cui l'esistenza rinchiude non basta cambiare condizione e nome come egli cercava di fare. Proprio perché la vita è una continua evoluzione, il nome, cioè l'illusione di poter avere una identità precisa, rappresenta invece la morte. Dunque l'unico modo per vivere in ogni istante è vivere attimo per attimo la vita, rinascendo continuamente in modo diverso. Una citazione di Pirandello qui. La vita non conclude e non sa di nomi la vita. Quest'albero, respiro tremulo di foglie nuove. Sono quest'albero, albero, nuvola, domani libro vento, il libro che leggo, il vento che bevo, tutto fuori vagabondo. Senza storia l'uomo è un randagio senza patria né destino, non più un mendicante di infinito, ma un barbone che vive d'accatto del momento che passa. Questo perché manca quella dinamica di fondo con cui uno in qualche modo comunque costruisce la sua storia, piccolo o grande che sia dopo, però almeno ha una dinamica dentro. Invece se uno si estranea da tutto, chiaramente, non ha più passato, non ha futuro, e il presente si riduce a niente. L'attimo fuggente, no? L'attimo fuggente. Perdita dei rapporti, incomunicabilità e solitudine. Ciò che accade per la storia, che è il significato del tempo, accade di pari passo con il significato dei rapporti. Se non si ha in comune con gli altri un dinamismo reale di vita, manca quel qualcosa che ci fa comunicare in profondità con le altre persone, perché il punto di comunicazione con l'uomo, tra un uomo e l'altro, a livello della sua creatoralità, è questa cosa qui.
siamo tutti diversi, abbiamo tutto magari di diverso, abbiamo solo una cosa in comune: il desiderio di Dio. E quello è il punto di dialogo, di faticoso, difficile, complicato magari, ma è l'unico punto in comune che l'uomo ha con un altro uomo. Perché già a livello della fede, io sono cristiano e tu sei musulmano, lì sì, si instaura, si può instaurare un certo tipo di dialogo, ma se non si arretra a quel punto lì, abbiamo in comune tutti questo cuore che cerca Dio. Su quello possiamo dialogare, dopo sul resto... vabbè. Ma se me lo tiro via, ecco, con chi comunico io? Con nessuno, neanche con me stesso. Allora, se non si ha in comune con gli altri un dinamismo reale di vita, manca quel qualcosa che ci fa incomunicare in profondità con le altre persone. E l'uomo piomba nella solitudine o cade sotto l'influsso del gruppo, che è un insieme di solitudini, Non è una comunità. La comunità è un legame che nasce da una grazia dal punto di vista cristiano, o comunque da qualcosa di fondamentale, che è appunto il desiderio di Dio. Ma il gruppo è un'aggregazione di solitudini, dove ci si sfrutta l'un l'altro per una finta compagnia. Parlo del branco, nel senso di come si dice oggi. Appunto. Dunque, del gruppo, del partito, della setta, del branco, del blog, delle reti sociali, Facebook, dove uno per avere un nome, qualche cosa, va su Facebook, se no altri. Se non sei lì, non sei nessuno. Solo che lì sei uno, nessuno 100.000, appunto. Anche qualche milione, perché sono tanti. Perché solo lì la solitudine sembra vinta e uno si sente qualcuno anche se non chiamato per nome biblicamente da qualcuno, ma solo con il suo Nike Name, che dovrebbe farci la filosofia di questo Nike Name, dietro il quale anonimato unicamente sembra ci si possa esprimere in libertà. Prima si mette la maschera e poi ti dico quello che penso. Non è bello questo. La chiacchiera, il pettegolezzo, la notizia o comunicazione lampo, telegiornali, Twitter, pensierino, così, tac. O il linguaggio gergale degli SMS, c'è tutto uno studio su queste cose, che interessante. Mi fa venire sonno, zzz. Mille volte ti amo, mi manchi tantissimo, più. Mi mandi in estasi, M-M-I-E, state, è duccia fuga, sei una ragazza. Mi sono innamorato di te, eccetera. C'è una nota dove c'è tutto uno studio su queste cose, che interessante. Allora, tutte queste cose sostituiscono il racconto e il dialogo. La fatica inevitabile del vivere con gli altri crea misantropia o induce rapporti che impegnano superficialmente e a tempo. Insomma, l'uomo fa la fine di una perla che, per quanto splendida, separata dalla collana di cui fa parte, perde la maggior parte del suo splendore e valore, in quanto non più collegata al filo delle altre. Dopo la famosa perla magari la ritrova Gesù Cristo, ricordate, dice il Vangelo, no? Se non appena una perla, solo che se la perdi tu, da solo non la trovi. Non interessa più a nessuno e non ci si interessa più a nessuno, seriamente. Desta più emozione l'uccisione casuale in Trentino dell'orso Danizza, che ha fatto un cancan della miseria, sembra quasi dovesse delle dimissioni Presidente della Repubblica, questa orsa, poverina, oh di Dio, che la strage voluta e quotidiana di innocenti abortiti, quelli non fanno mai notizia. Quando gridano un uomo in mare, il transatlantico grande come una casa si ferma all'improvviso e l'uomo lo pescano con le funi. Ma quando fuori bordo è l'anima dell'uomo, quando egli affoga dall'orrore e dalla disperazione, nemmeno la sua propria casa si ferma, ma si allontana. Ecco, è la fine dell'uomo così. È un Sudakov, mi sembra che sia, questo un altro poeta russo. Perdita della libertà, questo è il crack finale. Parliamo un po' della libertà. La percezione della libertà. Ho appena detto che l'uomo che rinuncia per vari motivi alla ricerca di un significato più grande per sé resta in balia delle forze più incontrollate dell'istinto e del potere. Ciò, in altre parole, comporta la scomparsa della sua libertà. Libertà è una delle parole più grandi, ma cos'è la libertà? Il rischio è di rispondere secondo immagini, definizioni o sensazioni determinate dalla mentalità comune del momento. Ma se la definizione delle parole più importanti della vita viene determinata dalla mentalità comune, ciò conduce
alla schiavitù totale, all'alienazione totale. Che cosa sia l'amore tra l'uomo e la donna, che cosa sia la paternità, la maternità, che cosa sia la compagnia, la solidarietà e l'amicizia, che cosa sia appunto la libertà, tutto ciò genera nella maggioranza della gente un'immagine o un'opinione o una definizione mutuate letteralmente dalla mentalità comune, vale a dire dal potere, magari quella dei mass media. Se facessimo un'inchiesta, magari 8 su 10 rispondono quello, non tanto che pensano loro o di cui hanno fatto esperienza, o di cui ho sentito parlare perché il talk show tale o il giornalista tal'altro magari ha sparato su questi tipi di argomenti. Uno li prende così come per buoni, come se quello lì fosse la fonte necessariamente della verità. Ma è troppo superficiale questo. È una schiavitù da cui non ci si libera automaticamente, ci si libera solo con un'ascesi, cioè con un'applicazione che l'uomo fa delle sue energie in un lavoro su se stesso, mediante l'intelligenza e la volontà. Quindi non dando per scontato il valore e il significato di queste parole, che hanno certamente una loro tradizione, ma che devi essere tu in primis a verificare nella sua bontà e nella sua verità, no? Facendoti ingozzare come un'oca all'ingrasso dalle notizie del momento. Ma l'intelligenza che... Scusate, qui salta... Ma l'intelligenza che si applica intuisce un metodo, altrimenti non può neanche camminare, perché il metodo, già in greco, metaodos vuol dire il cammino, è la strada che solo conduce alla meta. Cioè, qual è il metodo, la modalità con cui arrivo a capire meglio queste parole e farne esperienza? Come facciamo dunque a sapere che cos'è la libertà? Andiamo sul vocabolario e basta, un po' poco. Le parole sono dei segni con cui l'uomo identifica una determinata esperienza. La parola amore individua una determinata esperienza, la parola libertà individua una determinata esperienza. Le parole grandi nascono tutte da un'esperienza di cui il linguaggio si fa descrizione, così come accade anche per le cose elementari, così che se mangio una torta, vedete che a me piacciono i dolci, c'ho sempre il pallino dei dolci e tutto. Lui avrebbe quello dei casoncelli, se facessi catechesi per esempio dei casoncelli. No, è giusto, perché uno parte dalla... giustamente, no? Così se mangio una torta che mi piace io la chiamo squisita, e se separassi questa parola dall'esperienza della torta non la capisco più, anche se poi posso applicare per analogia questa stessa parola ad esperienze più elevate, per esempio descrivendo squisita l'ospitalità ricevuta da una certa famiglia, eccetera eccetera. Ma più un termine cerca di descrivere un'esperienza grande, più quella parola non è solo un segno convenzionale intercambiabile, ma una sorta di cifra di qualcosa che racchiude in sé mille possibili significati, addirittura opposti magari tra loro, significati determinati dall'ambito storico-culturale in cui nascono e crescono. Chi si occupa di linguaggio dice che le parole hanno una saturazione semantica, cioè un grande paniere in cui ci stanno tantissime espressioni, qualche volta addirittura contrapposte, ma adesso sa stare. C'è la libertà di cui parla Gesù nel Vangelo, per esempio, c'è la libertà della rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, taglio la testa a te e non la a me, perché vedete che l'accento cade sempre sulla tua testa e non sulla mia. Due cose più opposte che simili. In ogni caso l'esperienza poi è descritta innanzitutto dall'aggettivo corrispondente ad essa, libero o libera, prima che dal sostantivo libertà, perché l'aggettivo è ciò che qualifica velocemente, sinteticamente, un'esperienza vissuta. Il sostantivo poi cerca di racchiudere tutte quelle esperienze analoghe che sono descritte dall'aggettivo. Tante esperienze libere, lo dicevo, tutto questo qui, la mettiamo sotto il nome libertà. Così per capire cos'è la libertà, noi dobbiamo partire dall'esperienza di base che abbiamo dal sentirci liberi. Ora, quando la nostra esperienza naturale giudicata secondo le evidenze ed esigenze elementari del nostro cuore, senza troppe costruzioni intellettuali, ci fa sentire liberi? Facciamo un esempio. Una figlia va da suo padre e gli dice: mi lasci andare in montagna per un weekend con il mio ragazzo? Domanda difficile. Il padre, come tipo, è sempre stato dell'idea che l'uomo moderno lascia fare tutto ai figli. Perciò la ragazzina non ha mai detto una sola volta di no a memoria d'uomo, per cui la ragazzina dice: lasci subito.
Ma quella sera, innervosito dalla figlia che lo disturba in un momento chiave della partita di calcio che sta guardando, dice: no, non vai. È quasi impossibile che la figlia non si senta angariata, imprigionata, soffocata, cioè privata della sua libertà o ritenuta tale. Inversamente, un'altra ragazzina, se prima della richiesta era esitante nel pronosticare quello che sarebbe avvenuto, perché il padre in quest'altro caso è un tipo all'antica, riceve inaspettatamente una risposta positiva, proprio e solo perché la squadra del cuore ha appena segnato un gol decisivo. Vedete, il ballone. Ebbene, quanto più forte il suo quasi impossibile desiderio, tanto più grande la sua esperienza di libertà. Lasciato andare. Queste esperienze accadono innumerevoli volte, in altri ambiti naturalmente, ma in ognuna di esse l'elemento comune è che noi ci sentiamo liberi per la soddisfazione di un desiderio. Lasciamo stare che sia bello o brutto, se non mi interessa, questa è una cosa che precede la moralità. Qui il problema è soltanto, mamma voglio gelato, alla fine ti compro il gelato. Sono soddisfatto. La libertà diventa esperienza della nostra esistenza come realizzazione di un bisogno o realizzazione di un'aspirazione come compimento di qualcosa che ci preme, qualsiasi cosa ci prema in questo caso. E in questo senso sta la verità della frase banale: essere liberi e fare ciò che pare e piace. Quando te lo tolgono, oggi poi. Ma non solo l'essere liberi per un weekend, per una sera, non solo essere liberi in 100, 200, 1000 occasioni, ma essere liberi sempre, questo sì che sarebbe libertà vera e totale. Libertà totale, non un momento di libertà, e quindi libertà come soddisfazione totale. Tutti i momenti di libertà, essere soddisfatto sempre, in ogni momento, fosse possibile. È paradiso. Il compimento totale dell'io, della persona, la sua perfezione, perché riempiti totalmente da un qualcosa che soddisfa totalmente, direi eternamente, satisfactus, come dice il latino, riempito. Vale a dire, la libertà è la capacità del fine, la capacità della totalità, la capacità della felicità assoluta. Se riesco a beccare quella roba lì che mi rende felice assolutamente, sarò sempre libero, giusto? Ammesso che ci sia. Facciamo un'ipotesi, no? Il compimento totale di sé, questa è la libertà, o l'intuizione, se non altro, della libertà. La libertà è per l'uomo la possibilità, la capacità, la responsabilità di compiersi, cioè di raggiungere il proprio destino. Che l'uomo vuole essere felice, mica vuole martellarsi sulle ginocchia, giusto? Non credo, no? Qualcuno di voi? No, meno male. La libertà è il paragone con il destino, e questa aspirazione totale al destino. Così la libertà è l'esperienza della verità di se stessi, perché l'uomo si sente compiuto, soddisfatto, tutte parole che sì. Per questo il Signore diceva: la verità vi farà liberi. Se Dio è la verità, posso dire a Dio: la mia verità sei tu, il mio io sei tu. Secondo la formula di Shakespeare in Romeo e Giulietta: tu sei io sono tu. Sul balcone, bellissimo. Ricordate il film di Zeffirelli? L'avete visto? Sì. Un altro è questa verità di me stesso, questa pienezza del mio essere sei tu, il mio significato sei tu. Quindi la mia felicità sei tu, la mia libertà sei tu. Certo, quando uno si innamora e trova l'uomo, la donna giusta, secondo. Soddisfatto, no? Una vita che la cercavo, o lo cercavo, l'ho trovata. Lo sposo e lo frego. Sono soddisfatto, no? No. È più positiva la cosa, eh? Però. Un altro è questa verità di me stesso. Questa pienezza del mio essere sei tu, il mio significato sei tu. Perciò la libertà è la capacità di Dio. Ed è ciò che confusamente e contraddittoriamente cerca ogni tentativo di libertà. Che però, se non incontra colui che ci conduce a libertà, genera in se stessi o in altri sempre nuove forme di schiavitù, perché c'è il rovescio della medaglia. Una strada sbagliata di libertà rende prigioniero me e magari coinvolge tanti altri. Se ti chiami Adolf Hitler o Stalin, allora la cosa diventa più complessa, perché non è un problema solo tuo personale, ma coinvolge milioni di persone. Hitler, per essere soddisfatto lui, ne ha gasati qualche milione, mi sono spiegato. Ma lui era contento di fare quella cosa lì, pensava fosse la cosa giusta, era la cosa sbagliata evidentemente, però. Ciò significa
che molto più profondamente che una capacità di libera scelta, semplicemente quello, la libertà è umile, appassionata e fedele dedizione totale a Dio nella vita quotidiana. Dio amante della vita, dice la liturgia. Paradossalmente la natura vera della libertà sta in una simile obbedienza. Che strano, alla fine si finisce in questa parola. Obbedienza vuol dire aderire, ascoltare questo altro che riempie la mia vita di sé rendendola felice. Quindi noi abbiamo sempre l'immagine dell'obbedienza, tipo militare, comandi signor capitano, cioè una roba così. No, ormai questa non è obbedienza. Per questo, come vedremo, la fede è il gesto di libertà fondamentale, la preghiera è la costante educazione del cuore e dello spirito all'autenticità umana, alla libertà. Perché fede e preghiera sono il riconoscimento pieno di quella presenza che è il mio destino, e la dipendenza dalla quale è la mia libertà. Se rimanete fedeli, fedeli nel cammino, alla mia parola, cioè ciò che sono io, teniamoci alla fine, non è un discorso, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo è il cammino. Ho messo le mani già avanti dicendo queste cose perché già mi sono esposto. Comunque. Infatti sul piano puramente esistenziale, quindi prima della fede, questa libertà non è ancora conosciuta e quindi resta incompiuta. Esistenzialmente è tensione al compimento, è tensione verso l'essere e adesione progressiva. È un fatto in divenire, è un cammino che, se fatto bene, trova la sua risposta. Il nostro cuore inquieto finché non riposa in te, però finché non riposa, un po' di inquietudine, inevitabilmente c'è un po' di turbolenza. Per chiarezza della libertà. Di fronte a quanto abbiamo appena detto, credo che si possa comprendere facilmente quanto la libertà come cammino sia precaria, se non trova l'ambito nel quale essere educata a compiersi. Infatti l'uomo, già per il suo stesso venire alla luce, non è libero, non si fa da sé, ma appare nell'ambito dell'umanità come gettato dentro, proiettato sulla scena del mondo da forze in qualche modo evolutive, che egli non può ridurre al solo fatto di avere avuto dei genitori, o peggio domani, dall'essere nato da un utero in affitto, o dal grembo di una provetta. Psicologicamente non penso che sarà simpatico per certi ragazzi scoprire questo. Vabbè. O della coppia. Vabbè. Se non trova qualcosa che innalzi il suo sguardo, è quasi inevitabile che gli si consideri come un puntino insignificante dentro il quasi infinito cerchio del cosmo e dell'umanità. Quel puntino ogni uomo, sei tu, sono io. Prima non c'eravamo, adesso ci siamo, portati dai flutti di questo grande torrente che è il mondo e la storia. Se questo punto che io sono nascesse davvero soltanto come parte di questa realtà in divenire, questo flusso continuo che non posso dominare perché sono una increspatura di quest'onda, se vogliamo rimanere nell'immagine un po' poetica, come esito dei suoi antecedenti fisici e biologici, non avrebbe nessun diritto di fronte ad essa. Essa ne potrebbe fare ciò che vuole, come fa di un sasso un torrente impetuoso. Ma attenzione, questo mondo, questa realtà a livello umano si chiama umanità. Ma umanità è un concetto ancora astratto, perché l'umanità in concreto si chiama società, quella in cui viviamo tutti i giorni. E la società è un certo determinato ordine organico, una certa compagine statale, politica, eccetera, eccetera, qua. Ed è per il potere che questo ordine è governato e mantenuto. Ci piaccia o no, ci siamo dentro. Anche andassimo nel deserto, anche lì devi pagare la luce che magari hai nella tua capannuccia. A meno che accendi il fuoco, ma verranno naturalmente a farti pagare la legna che raccogli, perché è del demanio e quindi non si può raccogliere. Magari ti danno pure la multa. Vabbè. Vuol dire che è un po' difficile sfuggire alla civiltà oggi come oggi. Parte l'Himalaya. Allora a quel punto, cioè io, tu, non avrebbe nessun diritto di fronte al potere, nessuno, perché il potere... Prego. Tutto è difficile, cioè, ad esempio, scorre abbastanza veloce, ma il pensiero che ritorna, quello della storia, no? Che adesso ritorna più. Sì. È vero, è importante, sono importanti tutte quelle manifestazioni, no? Per non dimenticare qualsiasi bellezza, qualsiasi cultura fatta negli anni passati, anche perché, negli anni trascorsi, anche perché il ricordare
sicuramente ci aiuta. Il non dimenticare, l'essere memoria storica. Anche noi siamo memoria storica, cioè con la nostra vita, certo, e con la nostra esperienza. Però siamo tutti adulti, penso che forse ognuno di noi l'ha provato su di sé. È pur vero che se tu sei memoria storica devi comunque sempre essere allerta e vigile, perché non sempre è capita la tua storia e la tua esperienza, esperienza di vita e di lavoro. Beh, certo. Quindi torna anche il discorso evangelico, no, dell'essere vigile, attento, per evitare di rimanere senza olio nella tua lampada. Quindi anche questa storia, non dimenticarci di portare sempre la nostra esperienza, anche se può essere messa in discussione, criticata, anche da persone che hanno condiviso con noi la storia. Cioè, voglio dire, cioè la storia, ci sono le storie, infatti, e ognuno, ogni uomo è una storia in questo senso. Non è così automatico. Beh, certo, evidente. Cioè, nel senso che bisogna proprio sciorinarla sempre, la nostra storia, la nostra esperienza, il nostro vissuto, per far sì che non vada perso, non perché è importante il nostro, è importante quello degli altri. No, è importante il mio, perché se non parto da me, scusa, certo, gli altri cosa me ne faccio? Sì, cioè, sì, certo. Uno deve sempre partire da sé, non in senso egoistico. No, certo. Se tu sei tu, cioè, non puoi mica dire io sì, sono sì, un altro. D'accordo. Il problema è se uno si autoripiega in sé o si allarga. Tu puoi anche allargarti, però ti dicono anche che se allarghi poco troppo. Ma io non voglio far prevalere la mia storia su un'altra, la voglio offrire, si chiama testimonianza a livello della fede, con la mia storia, che è la storia della salvezza in questo caso. Certo. Ma qui stiamo parlando ancora della storia in senso elementare, cioè prima della fede, no? Vuol dire il vissuto di un uomo, ma uno vive e rende storia poco tanto, insomma, poi non è la storia di Napoleone, la storia mia che magari mangio e bevo da una vita qui ad Almeno, è mica un peccato, no? Cioè, uno vive dove vive, no? Ecco, però l'ho vissuta, ho cercato dentro qualche cosa, ho cercato di costruire la mia famiglia, ho cercato di arrabattare. Però non è scontato che uno viva una storia. Se decido a priori, no, poi abbiamo detto, no, che dicevo, non me ne frega niente di trovare un senso alla mia vita, semplifico evidentemente, è chiaro che mangiare bene lo faccio lo stesso, è difficile che uno si butti subito nel burrone, voglio dire, ecco, però i gesti che compio non sono gesti significativi, non costruiscono niente, cioè sono dei fatti brutti, non so come dire, no? C'è gente che, adesso esagero, per una vita può mangiare bene e fare le cose che fanno un po' tutti, ma no, senza tirare insieme niente. Niente, una vita insipiente, ma non voglio offendere nessuno, voglio dire costazione, no? Ecco, perché? Perché alla fine mangia e bevi e domani ci pensiamo, no? Così un po', no? Questo video. Ecco, questa non è storia. Questo è azzeramento di sé, insomma, è così. Ecco, che cosa ha da offrire? Scusa, cosa ha da offrire uno così un altro? Ma praticamente niente. Ma a parte non importa neanche niente di offrire, non offre a se stesso, cosa vuoi che offre agli altri? È la vita che si lascia vivere, basta, ecco, le varianti sono infinite, ecco, invece chi vive facendo delle scelte, magari anche sbagliate, vuol dire, ecco, però me la caccio, eccetera, eccetera, qualcosa tira sempre insieme, finché magari arriva la storia della salvezza, nel senso che uno, rimanendo aperto a qualcosa di più grande, finalmente incontra il senso, l'alfa e l'omega di tutto, il centro del cosmo e della storia, come diceva Santo ormai Giovanni Paolo II, si accende tutto e tutto viene recuperato nel bene, tutto fu bene, diceva la grande Ada Negri, poetessa prima anarchica, prima insomma, no, miscredente, no? L'ultima poesia che ha scritto, tutto fu bene, anche il mio male, nella logica di Romani 8, no? Che tutto concorre bene di coloro che amano Dio, che hanno cercato Dio, non che sono bravi ad amare Dio, ecco in questo senso qui, e quindi è importante, la mia storia è importante, ci devo tenere, ma non per dire io tenere, perché la mia storia sono io, cioè io c'è la mia storia nel cassetto, no, e io non so, sono dall'altra parte, io sono la mia storia, come un albero è la serie di cerchi concentrici che, come dire, tagliando i quali si capisce che età c'hai, perché ogni anno è un, capita? I cerchi sono, io sono una mia storia, ecco, ma c'hai una storia? Allora, cos'è che determina che uno possa avere una storia, possa non avere una storia? È questo tipo di posizione del cuore, questa dinamica, desiderio di Dio, parole analoghe di cui abbiamo detto,
forza delle quali, allora questo è il basamento, il filo della collana che riesce a infilare su qualche osina, altrimenti sono tutte perle sparse, ma addirittura a un certo punto sono neanche più anche perle, sono cocci, la vita diventa una serie di cocci. Ma adesso sono anche perle però... Però se manca una, ma la perla da sola è come se perdesse il suo splendore, sono immagini evidentemente. In questo senso. Va bene. Stavo dicendo. Ripote, allora a quel punto, cioè io, tu, insomma chiunque, no? Non avrebbe nessun diritto di fronte al potere, nessuno. È un'ipotesi che stiamo facendo, non è che deve finire per forza così. Perché il potere è l'espressione prevalente di un determinato istante del flusso storico. Qualsiasi concezione panteistica, materialistica, biologistica o idealistica dell'uomo deve finire a queste conclusioni, cioè dove la storia o pretesa tale è più grande dell'uomo. L'idea, diciamo, quella con la I maiuscola, è più grande dell'uomo singolo, ci deve partire dalla persona. In tal senso, Hitler o Stalin sono lo stesso, al di là delle varianti di colore, no? Il potere è l'emergenza della forza del reale in questo istante. Se per rendere il suo servizio alla storia il potere persuasi dovere ammazzare tutti gli ebrei o tutti i contadini culacchi, come ha fatto Stalin, ne ha fatti ammazzare anche tante altre categorie, ho citato queste, erano i piccoli possidenti terrieri, cioè i possidenti terrieri di che avevano un orticello tipo quelli che ci sono qui da noi, cioè mia, i latifondisti, no? Però era già un peccato secondo la logica leninista, ma... Secondo queste concezioni farebbe benissimo ad ucciderli o usarli come cavia. Io mi ricordo un mio amico, un compagno con cui eravamo al primo anno di biologia, erano i tempi del 68, no? Per cui i furori sessantottini, lui era capanneo di quelli che si riferivano alla Cina, come no? C'erano gli sovietici, filo sovietici, filo cinesi, filo Pinco Pallini. E c'era Mao Zedong, famoso, insomma, no? Viva Marx, viva Stalin, viva Mao Zedong, passiamo via. Benissimo. E lui, mi ricordo tranquillamente, che si parlava, io non avevo di altre idee, no? Diceva, sì, ma diceva ma Mao Zedong ne ha fatti accoppare a milioni, perché le rivolte contadine, questa gente che per un pugno di riso in più protestava, e lui faceva magari. Diceva, beh, ma è chiaro, cioè, dice, ma è chiaro che si deve fare così. Io guardavo, è chiaro che si deve fare così, perché se tu vuoi affermare quello che è il senso della storia, secondo me, eccetera, e ciò che si oppone a questo va spazzato via. Dice, è facile avere certe idee quando tu mangi e bevi a casa tua e raccogli le uova nel tuo pollaio, visto che lui credo che avesse anche lui una piccola fattoria, era un culacco probabilmente, però lui era filo cinese, quindi... Però ci credeva. Io penso che di fronte al fatto, cioè li ammazzi tu adesso, così credo che non sarei stato capace, no? Però lui tranquillamente, io mi ricordo, sei rimasto, perché non è che lo dicesse, cioè la battuta si dice, sai, così. No, ci credeva in quello che diceva, ci credeva. No, per dirti, no? Come si può arrivare, vabbè. Sì, vabbè, che anche, io ho visto anche esperienze, tutti i giorni anche di adesso, di persone che appartenevano a, non so, ad un ambiente di destra o eccetera, ma sposatosi poi in un ambiente di un altro genere, persone anche intelligenti, ma che a un certo punto la vita ti porta, per quello che vivi a volte, a dimenticare quelle che potevano essere le tue origini nel bene e nel male. O viceversa, figlio di semplici operai muratori sposati con persone facoltose, tranquillamente passate, persone anche capaci e intelligenti, passate all'altra sponda. Cioè, voglio dire, abbastanza, certo. Se non fosse poco normale, invece è molto normale. Non sempre accade, ma spesso accade. Perda. Guarda che moltissimi sessantottini, anche capi così, Capanna per esempio, eccetera, sono stati dei piccoli borghesi, borghesucci tra l'altro, abbastanza anche squalliducci dal punto di vista, adesso non voglio fare il moralista, ma anche dal punto di vista proprio... No, alla fine quello che cercavano non era nel rosso né nel verde, era un potere. E
alla fine potere, business, alla fine tanti hanno fatto quella fine lì, non tutti veramente, altri invece attraverso queste esperienze sofferte, dolorose, sono arrivati a qualcosa di più grande, però pochi, perché i pochi erano i sani, quelli, diciamo gli idealisti, ma nel senso, se volete, anche buono del termine o ingenuo del termine, ecco, ci credevano, sbagliato forse, ecco, maggior parte alla fine sono tutti imborghesiti, tipico, no? Rivoluzionario di oggi è il borghese o il capitalista di domani. Andate a vedere la storia. La storia è magistra vita, è per quello che si cerca di cancellarla, evitabilmente, perché la storia è fatta di quello che succede, dei fatti, se non viene alterata. Allora, tutta la realtà della nostra epoca ha codificato questo, lo Stato sorgente di ogni diritto. La concezione moderna dello Stato è questo, al di là delle varianti. Stato liberale o marxista che sia, è lo Stato come Dio, che di fatto si fa Dio, come teorizzava il filosofo Hobbes. Diceva, le leggi di natura non sono norme etiche oggettive insite nella natura dell'uomo, cioè nella sua coscienza umana, come diciamo noi, no? Cioè, per cui lo Stato casomai deve prenderne atto e costruire un qualche cosa che serva a, questo, a questa verità della mia vita, cioè, ma delle semplici regole logiche suggerite dalla ragione come condizioni per ottenere la pace, insomma, per non farsi la guerra, diciamola meglio. E se l'uomo vuole conservarsi deve seguirle, altrimenti entra in contraddizione con se stesso e con gli altri, naturalmente. E così agendo distrugge il suo corpo, la sua stessa essenza corporea con la morte. La ragione, diceva Hobbes, allora impone che prima, in ogni modo, bisogna cercare la pace e mantenerla. Però questa è la pace del Camposanto, il pacifismo di tanti. Due, se si vuole la pace bisogna rinunciare ad una parte del proprio diritto naturale di appropriarsi di tutto ciò che favorisce la propria conservazione. Si deve cioè conservare tanta libertà quanta si vuole che gli altri abbiano nei propri confronti. Questa rinuncia deve essere sanzionata da un patto tra gli uomini, da un contratto sociale che stabilisca che si trasferiscono tutti i diritti naturali, tranne quello della vita, bene o male, ma poi la vita la perdi lo stesso, ad una persona, ad un'assemblea, Stato se volete, che gestiranno per tutti gli uomini con leggi che faranno rispettare con la forza i diritti di natura. Il patto che dà vita alla società civile, pactum societatis, è un patto di soggezione, pactum subiezionis. Dalla naturale guerra di tutti contro tutti, homo homini lupus, altrettanto naturale paura della morte porta l'uomo allo stato assoluto, leviatano, famosa opera di Hobbes, che ingloba in sé ogni singolo individuo, non cittadino ma suddito. Quindi lo Stato è quello che deve gestire tutto e tutto, è quello che alla fine cerca di accontentare tutti, scontentando tutti, limando le asperità, eccetera. Praticamente il grande moralizzatore, chiamiamolo pure così, o il grande facitore della pretesa felicità o della piccola felicità che l'uomo cerca di conseguire, ma che uno Stato alla fine ti dà come contentino, non più di tanto, basta che non rompi le scatole e compagnie belle. Hobbes è ritenuto quindi a ragione un precursore dello statalismo moderno che tutto ingloba, determina, domina e soffoca. Per cui se lo Stato decide, per esempio, che i tuoi figli vadano educati all'ideologia del gender, tutte queste cose di oggi, eccetera, e tu chi sei per apporti? Lo Stato è Dio, non che c'è scritto sui muri, però di fatto è questo, capite? Prima lo Stato e poi la persona, questo è statalismo e non è una concezione cristiana dello Stato. Ma qui entreremo in un discorso di altro genere. Con tristezza, il premio Nobel per la poesia, Czesław Miłosz, denunciava: si è riusciti a far capire all'uomo che se vive solo per grazia dei potenti. Pensi dunque a bere il caffè e a dare la caccia alle farfalle. Quindi, allora, chi ama la Repubblica, chi ama la realtà, si dà da fare perché avrà la mano mozzata. Quindi, mettiamola in tasca. Beviamo il caffè, occupiamoci delle farfalle o degli iPhone, tutte quelle robe lì così. Panem e circense è sempre stata la ricetta per dominare tutto e tutti. Oggi naturalmente il pane è più sofisticato e i giochi sono molto più complessi, però non cambia niente. È chiaro a questo punto che mantenere vivo in sé negli altri quel desiderio di Dio, nella cui continua attivazione l'uomo solo può attendere una risposta significativa a questo suo fondamentale bisogno, è l'unica strada percorribile per giungere al compito della libertà vera, una libertà che solo un Dio vero può liberamente e con liberalità offrire, affinché l'uomo e la storia stessa non vada incontro alla sua distruzione. Così l'antipotere che vince la schiavitù è l'amore,
Il divino è l'affermazione dell'uomo come capacità di libertà, cioè come irriducibile capacità di perfezione, di raggiungimento della felicità. Un Dio quindi che non ti imprigiona, capite? Non ti dice oggi è sabato, quindi non potevi guarire. No, il nostro Dio è un Dio che guarisce anche di sabato. Capite la differenza? Il divino è amore, come testimonia questa splendida poesia di Tagore, grande poeta indiano. In questo mondo, dice, coloro che mi amano, o pensano di amarmi, evidentemente, no? Cercano con tutti i mezzi di tenermi avvinto a loro, quindi di soggiogarmi. Questo non è amore vero. Il tuo amore, lo dice al suo Dio, lui non era cristiano, è più grande del loro, eppure tu mi lasci libero. È strano, eh? Dio che può tutto, la vera onnipotenza è quella che lascia libertà. Per timore che io li dimentichi, non osano lasciarmi solo. Ti leggono la gamba del letto. Ma i giorni passano l'uno dopo l'altro e tu non ti fai mai vedere. Non l'avevo ancora incontrato il Dio vero. Non ti chiamo nelle mie preghiere, non ti tengo nel mio cuore. Poi mi è limitato in questo slancio verso l'infinito. Eppure il tuo amore per me ancora attende il mio amore. Ah, una bellissima intuizione questa, eh? L'intuizione grande del poeta ci riporta quanto abbiamo detto in precedenza. L'uomo porta in sé l'attesa di qualcosa di grande, di un amore nel quale intuisce trovarsi la sua libertà e dunque la sua felicità. Ma non può né deve lasciarsi tentare di dargli un nome. E per questo la proibizione vetero-testamentaria aveva tutto il suo senso. Bisogna aspettare il Dio che prendesse lui e si desse il nome, Gesù. Pena restare lui senza nome, cioè senza identità, senza consistenza. Infatti Dio nessuno l'ha mai visto, l'abbiamo già citato, proprio il figlio unigenito, solo il figlio unigenito, che nel seno del Padre lui lo ha rivelato. Allora lì arriva il nome di Dio, ma anche tuo. Chi domanda con coraggio e verità otterrà la risposta della verità. Al contrario, chi rinnega o censura in se stesso la domanda di senso, che tutti ci urge, cade prigioniero della sua stessa negazione. Non sperimenta alcuna libertà. E perde così ogni possibilità di rapporto con la realtà di sé, di ciò che lo circonda. Diceva Jean-Paul Sartre, poeta famosissimo, ateo. Le mie mani, diceva, cosa sono le mie mani? Sono la distanza incommensurabile che mi divide dal mondo degli oggetti e mi separa da essi per sempre. Mentre noi invece diciamo le nostre mie mani cosa sono fatte? Per prendere in mano le... Esattamente il contrario, l'esperienza elementare, senza far troppa filosofia, chi ne fa troppa forse poi comincia a dire anche queste cose, però era, si esprime così, no? In una simile concezione tutto, anche la cosa più bella, diventa invece che aiuto ostacolo insuperabile. Impaccio come di mani anchilosate che si muovono con difficoltà nello svolgere una qualche loro funzione. Ma qui mani vuol dire come metafora dell'uomo, Guardiamo, adesso finiamo con questo esempio musicale, guardiamo le mani di questo anonimo pianista suonare il primo movimento della breve sonata numero 5 di Baldassare Galuppi. Un compositore minore, ma simpatico e interessante. Allora, adesso poi vediamo. Vedete con quanta poca libertà, poi vediamo l'esempio, si muovono sulla tastiera come quelle di un dilettante le prime armi, che cerca con cautela il tasto successivo, no? Esagero un po'. Sono mani ancora prigioniere di un apprendimento incompiuto. E quindi il primo esempio che facciamo è questo. Adesso lo vediamo, poi facciamo un altro esempio. Lo prendo da qui perché... Dunque questo, sì. Pazienza che qui il computer è impacciato pure lui. Speriamo che si attivi però, Cosa mi importa a me di questa cosa?
pezzettino perché mi interessa solo come esempio. Adesso vediamo lo stesso pezzo suonato da Michelangeli. Che cosa succede? Nel confronto si capisce quello che ho detto, vedrete. Allora, prima però leggiamo un istante quello che ho detto. Salutiamo invece Arturo Benedetti Michelangeli, sommo concertista, suonare lo stesso pezzo. Guardiamo le sue mani, perché è un filmato anche questo, muoversi con agilità incredibile sulla tastiera. Non è solo capacità tecnica, ma riconoscimento che attraverso quelle note si può costruire una scala mediante la quale la musica del divino può scendere per farci ascoltare la voce della sua presenza. Le mani di Michelangeli vivono un rapporto intenso con la realtà musicale, perché sono mani che domandano, sono mani libere, senza impaccio alcuno, mani che nel suo campo, quello musicale, chiaro, no? Hanno vissuto quell'ascesi di intelligenza e volontà con cui l'uomo può applicare le proprie energie a cercare, qui manca una R, Dio. Così dovrebbe essere la nostra vita. Infatti è sempre stato considerato un grande asceta del pianoforte Michelangeli. Vediamo di ascoltarlo adesso. Stesso pezzo, eh? Il filmato non è bellissimo, ma è un vecchio repertorio, però spero che sia sufficiente. Si vede. Guardate le sue mani, né? Quel che si riesce a vedere. Sentite anche che chiariosità diversa la musica, che agilità, guarda. Si capita la differenza? Io personalmente confesso. Non hai capito. Siamo messi male, siamo messi male. Lo so, è per quello che l'ho detto. Io sono sincero, non mica vengo a dire, oh, ho capito benissimo, adesso mi interessa. Va bene, allora, come penitenza riascolterai a casa tua. Mi sento una canzone. Allora. Qui, scusate, ne? Vabbè, questo era così, ancora più agilità, giusto per finire in gloria, nella sonata numero 4 sempre di Galuppi. E con questo chiudiamo la nostra, mi sembra di non aver scritto più niente, giusto? Sì. Risponde a Rosario. Sì, prego. Cioè, sai cosa? Il riuscire a vivere il bello, che può essere anche un canto fatto in un certo modo, realizzato con una certa modalità, anche canta semplicemente. Naturalmente vedere questi artisti che ti aiutano a scoprire proprio la,
la bellezza e la grandezza, cioè, indipendentemente adesso da, mi dici giustamente tu, a me non sembra di aver capito, ma non è così automatico, infatti, è proprio imparare ad abituarci a vivere l'arte, magari sempre partendo dal poco per arrivare poi alla, al più grande. Mi ha ricordato una cosa bellissima che può vivere mio nipote Matteo, mi diceva che ha accompagnato, sarà prima tromba alla Scala con domani sera c'è la prima di Simone Boccanella, e ha sentito cantare Placido Domingo, ormai ha 72 anni, è un tenore, però ormai canta più da baritono, però Simone Boccanella fa fare il tenore, e dice che c'era accanto a lui un altro cantante giovane, un baritono, però quello, è stata bella la frase, come quello che hai detto tu, quello sembrava zia uno che è uscito dal conservatorio dopo un anno o due, ma invece se non andava a scala, in confronto comunque, nonostante l'età, ma per la sua, dice, guarda, ho dato questa parola, per la sua musicalità, quindi voglio dire, è bello sentire anche per chi vive immerso in queste, in queste arti, in queste bellezze, anche queste, questi vantaggi, queste fortune, cioè noi dobbiamo cercarcene nel nostro... anche la fruizione della bellezza artistica, in questo caso musicale ma pittorica, cioè non è scontato, non è che uno è un'educazione, cioè, e qualcuno ti deve educare facendo vedere cose belle e essendo capace anche di criticità, adesso dire questo, dicono tutti che è bello, ma è una porcheria assoluta, ecco, qui andremo a un discorso complicato, perché il concerto, ecco, di sabato il 25, un gruppetto di ragazzini che studiano. Ah, sono bravi. È difficile perché gli altri. Certo. Cioè, o hai un violino bello, come tutti gli strumenti, se hai un violino bello, sai suonare. Ma quella è la base, d'accordo. Ma non hanno in mano degli strumenti di grande valore i nostri orchestrali, ma anche le bande, voglio dire. Ma proprio sabato, se il violino, se non sei più che intonato, cioè, certo, ti dà già fastidio. Quindi anche lì non assaporare anche la bellezza di questi nostri ragazzi, no? Che quelli che suonano, si cantano anche. Io che sono una cantante, mi hanno dato anche chi canta, voglio dire. C'è proprio questa impressione, cioè, anche il teatro. Per capire una cosa, cioè, anche il teatro, non è certo, che... ma sto dicendo l'arte in generale, ma anche un'altra esperienza, voglio dire. Anche andare in montagna, per dire, o al mare, se poi dipende dai gusti, no? Cioè, vabbè, forse la natura è più immediata, forse rispetto ad altre esperienze, però per gustarla fino in fondo non è che la prima gita, no? È condividendo un cammino, cioè Gesù dice, per farsi capire, cosa ha detto? Vieni e seguimi, dice, condividi com'è un cammino. Dopo 3 anni hanno cominciato vagamente a capire chi era. Beh, lì sembra un caso un po' particolare, c'è avuto una bella botta di Spirito Santo, però se non avessero condiviso quel cammino, la Pentecoste se la sognavano. Chi infatti si è fermato prima, ciao Peppa, capite? È così. Allora, nessuno è obbligato a fare un cammino artistico, però fa parte chiaramente dell'esperienza umana, di quelle più importanti. È così. Allora, ci vuole la voglia di condividere un cammino e naturalmente la guida, uno che ti dice, nel campo musicale, per esempio, vieni e seguimi, che se ne intende, ma non solo tecnicamente, un appassionato, no? Vedete, quando guardano anche queste conferenze che abbiamo fatto noi così, no? Questi preti che sono appassionati dell'arte, o anche il Manzoni lì, che si, cioè si capisce che sì, ha la base tecnica, certo, ha fatto degli studi, ci vuole andare in archivio, cioè mica ti sogni, però si vede una passione dentro, allora la comunicazione è interessante e importante. Ecco, questo anche, anche certi lavori, no? Perché si esaltano di più i lavori è un lavoro artigianale, il famoso lavoro artigianale, artigianale prodotto, ma anche il lavoro, io mi ricordo, adesso però chiudiamo, perché avevo letto di Solzhenitsyn, grandissimo scrittore, una giornata di Ivan Denisovich, che è la giornata praticamente tipo di un carcerato nel Gulag, no? E quindi con campo di concentramento, freddo, so, potete immaginare, no? Ecco, in Russia. E descrive lì l'ambiente, una serie di cose. E il momento topico di questa cosa qui è quando, per ordine naturalmente del capo di turno, devono costruire, non so, lì una baracca, cioè mettere su un muro praticamente, mattoni potete immaginare, un policemento, quelle cose lì, e cominciano a costruirlo lui e qualche altro compagno. Ma a un certo punto nel lavoro si infervono, cioè non gliene frega più perché gliel'hanno ordinato, devo costruirlo. Ma è l'uomo che proprio ha il gusto del lavoro, di far su un bene un muro, ma un muro neanche per sé, tra l'altro, un muro per il carcere, ma non è più un muro del carcere,
è una compenetrazione tra quello che tu sei e il lavoro che fai, la passione. E allora in queste poche pagine viene fuori la verità di questo uomo che è libero, in quel momento lì è libero, è incarcerato, ma quello è il momento della sua libertà, perché lui non lo fa perché glielo obbligano, quello è soltanto un movente, lo fa perché trova il gusto di farlo, il senso di farlo, anche se, ripeto, è il muro di un carcere. È bellissimo quel romanzo lì, proprio, tanto con quello lì ha vinto anche un premio poi. Vabbè. E per quello che il discorso che facevi prima, ritornava quella parola molto bella, no, l'amore, e che anche in tutti i momenti della tua giornata, no? Cioè, dipende. Non si è mai dato per scontato niente, l'amore è bello, ma cos'è? No, certo, magari tutta la giornata fosse infusa d'amore, queste cose, però sì, dipende da noi, dalle scelte che facciamo. Questo è il problema. Oppure se anche dalle scelte che facciamo, no? Ma anche dalla, tante volte quello che prima si è detto, l'obbedienza, no? L'obbedienza è una scelta precisa. È una scelta precisa, ma che poi ti porta ad assicurare il bello. Altra esperienza diretta, so se l'avete anche voi, altra esperienza diretta, siamo stati ieri a un corso di formazione, che appunto dice, sono posto di formare, cioè ormai è basta, no? C'era questo corso di formazione che parlavano di lingua scritta, lingua, cioè, non tanto quello che insegno io, ma quanto la così, una un docente universitario della Bicocca che parlava, quindi una vera sperimentatrice, ricercatrice, di cui abbiamo comunque sempre bisogno per poter imparare. E vedevo i miei colleghi che insegnano la lingua a leggere e a scrivere, tipo le mie scrivere. E certo, tutto quello che ha detto è bello, ma di difficile realizzazione. Tutto a caso, invece, oggi pomeriggio, proprio la mia collega dice: Maria Elisa, ho vissuto un'esperienza bellissima. Ah, ti è servito ieri che ti sei formata, voglio dire, no? Ma no, ti basta? Basta poco. Cioè, quando parlate dell'esperienza con chi, che è stata bella l'esperienza con chi, col fidanzato sempre. Una volta un prossimo per Rosario, l'ho filmato e dice prima il rumore era un treno locale, poi senza rossa, pochi diavolario. Esatto. Su questo, no, beh, ma adesso a parte la battuta, è chiaro che lui ha esperienza nel campo dei treni, capace di comparare. Non lo capirei perché non so. Va bene, facciamo partire. Oh, signori, si fa tardi, non voglio andare oltre le 10. No, ma capito. Ma credo che abbiamo letto, certo, dall'obbedienza, anche l'obbedienza di Rosario, avrà dovuto obbedire, no? Quando era là, no, avrà dovuto obbedire un po' a te, però ti piaceva. Una mamma che la fa la polenta buda, certo. Un ragazzo che è il deforello, no, è sul discorso dei treni, no? Dico, io avrei obbedito, ti sarà piaciuto, no? Però ha dato un senso di libertà anche quell'obbedienza, no? Certo. Non ho capito l'obbedienza. Cioè, tu nel tuo lavoro eri completamente sempre libero. No, possibile. No, certo. Voglio dire, no, in tutti i lavori, anche quello. Ma la sua libertà, cioè lui ha questo piacere dei treni, al di là delle battute, allora la sua soddisfazione sta per esempio nel, non so, l'interessarsi gli orari, queste cose. Lui dice, mamma, cosa ne importa? Beh, che importa lui, però per lui è uno spazio significativo della sua vita, della sua tempo libero. Ecco, tra l'altro poi quando faceva, esatto. E allora lì lui trova la sua soddisfazione, non sarà la soddisfazione globale del paradiso, stiamo dicendo, però chiaramente. E in questo, nel suo campo, lui è capace di comparare i treni, perché giustamente ha maturato, e io appunto, tu dici, vedi, per me una volta che è un treno lungo così, ecco, chiaramente anche qui nel campo musicale, se hai fatto un certo tipo di cammino, riesci a capire meglio certe differenze, nel campo culinario, tutte e tutte gli stesse, eccetera, eccetera. Vabbè, chiudiamo con questa libertà delle mani di Michelangeli, che metafora della libertà che dovremmo avere nella nostra vita, nel suonare la vita, se volete. Non farci suonare dalla vita. Suonare la vita, non farci suonare. E si vede un po' meglio, forse. Una volta sull'uomo così,
sente queste cose bisogna star zitti, eh. Hai visto come si suona il pianoforte? Bene, fossimo così sciolti nella vita. Questo qua se gli metti anche la benda agli occhi, suona lo stesso. Mozart faceva così, che era un grande pianista, tra l'altro, che è un grandissimo compositore, ha fatto anche Bambino Prodigio, perché è lui che sapeva, le prime composizioni le ha fatte io a 6 o 7 anni. E allora lui e la sorella Nanner andavano in giro per le corti e lui faceva anche, si metteva a mettere la benda e poi metteva a suonare. Sì. Per dire che, cioè, per suonare con gli occhi chiusi, vuol dire che sentire, non so, non riesco neanche a immaginarlo perché proprio non. Però. Sì, ma uno quante ore al giorno devi suonare? Ah, tante. Io sono figlio di musicista, vedevo mio papà, mia sorella, quando faceva il conservatorio, ore al giorno, sì. Questi qua poi puoi immaginartelo. Dicevano di Michelangeli che lui, un trillo per esempio, che trillo vuol dire quattro note, tre note, insomma, vuol dire tu una nota sola importante nel contesto, ma suonava anche magari 100, 200 volte. E poi diciamo, però lui voleva acquisire, infatti è rimasto famoso per il suo la morbidezza, non so come dire, del suo tocco, no? Proprio ha una capacità di pesare la forza del dito specifico sul tasto che nessuno ha mai uguagliato, no? Beh, aveva degli strumenti strepitosi perché lui aveva il suo strumento personale, un Steinway, che è la marca migliore di tutti, se lo faceva portare, ecco, quindi aveva già la base, però se sai suonare bene, se no non serve niente. E lui si esercitava così, in modo tale praticamente lui riusciva, cioè a un certo punto che si esercita non pensa più, suona. È già passato la fase di, mi sono spiegato, ha acquisito il pezzo e ha acquisito il pianoforte, ecco, non è solo il pezzo musicale, è anche lo strumento, lo possiede al punto tale che hai già gravitato la forza necessaria su ogni singolo tasto, di ogni singola nota, di ogni singolo pezzo, quanto basta per suonare perfettamente, almeno per come è possibile, cioè è una cosa da sesto grado superiore, insomma, ecco. Però queste qui hanno delle doti di base, naturalmente, ecco. E poi un'applicazione spaventosa, tutti i grandi concertisti, ma non solo di pianoforte, eh. Ore e ore, insomma. Comunque penso che ci siano anche altre persone che siano esperte in altre maniere.
Certo, è un'analogia, stiamo parlando del campo musicale, ma pensa a un grande artigiano, ecco, Stradivari è uno che faceva, non era musicista, costruiva violini, no? Ecco, Fischer ha fatto dei violini che sono suonati ancora adesso e sono di un suono meraviglioso. Pensa che applicazione questo qui studi, le vernici. Io ho un nipote che tra l'altro fa il liutaio, per cui mi ha detto un po' di cose, per fare su un violino, Fischer c'è un lavoro, lui ci impiega un mese a fare un violino, per dire, perché vuol dire... tutto a mano, si possono fare anche meccanici oggi violini, però non c'è paragone da un violino fatto a mano da un artigiano, quanti strati di vernice, quale vernice, gli esperimenti, l'ira di Dio. Ecco, pensate, fare un violino che non è barachisse, ma qualsiasi cosa dell'uomo, qualsiasi costrutto, no? Anche una cosa meccanica, per fare su un treno, una liturina o una motrice così, pensa che studio... No, capito, ma pensa che studio meccanico, ingegneristico, elettronico, ma... Oggi poi. Quindi ecco, però è chiaro che ci vuole un'applicazione, però soprattutto a certi livelli è proprio una passione, il campo artistico si tocca insomma, ecco. Senza quello non sarei da nessuna parte, ecco. Bene, si è capito un po' la questione? La prossima volta passiamo all'altra sponda. No, veramente non passiamo all'altra sponda, facciamo un altro argomento. Attraverso quali segni Dio, come risposta, si dà, comincia a farsi conoscere da questa tensione del cuore, che se c'è, allora può trovare i suoi segni. Vediamo. Tutti l'abbiamo, no? La tensione. Sei la nostra forza per sempre, noi che siamo ancora in cerca di te. Padre.